Buongiorno amici e amiche, siamo qui all'ospedale Monaldi di Napoli. Questa mattina le telecamere di Sinapsi News incontreranno Antonella D'Agostino per un importantissimo evento benefico. Parleremo di donazione di organi, un corto d'autore, un corto che racconta la verità. Donazione di organi, stiamo parlando questa mattina da Maria a Chiara, questa è la storia. Seguite il servizio. Antonella D'Agostino, regista straordinaria, anche interprete di momenti di solidarietà importanti come quello di questa mattina qui all'ospedale Monaldi. Si parla di una storia importantissima tratta dal vero, una storia d'amore. Sì, buongiorno a tutti. Sì, perché a dire la verità ero stanchissima, però ho voluto farla questa cosa perché voi mi conoscete, sapete che da anni opero nel sociale. Quindi questo docufilm l'ho fatto con tutto il cuore perché dobbiamo assolutamente incentivare queste donazioni di organi, perché innanzitutto donare amore, ma donare anche vita, perché gli organi in paradiso non servono. Io vi ringrazio, siete sempre molto gentili, purtroppo io devo ricorrere su set perché abbiamo i tempi ristretti. C'è la mia assistente che vi spiega tutto per quanto riguarda al docufilm. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Ed eccoci qua con la bravissima assistente Maria, confidenzialmente amica nostra. Io ho parlato di amore, ma si tratta di un atto di amore perché regaliamo organi. Sì, questa è una tematica davvero importante che con molta maestria la dottoressa Antonella D'Agostino ha scritto e sceneggiato per noi su questo set oggi. Questo è il primo ciak che oggi effettuiamo appunto al Monaldi. Il corto sarà interamente girato al Monaldi e si parla di una storia vera, la storia che da Maria donerà appunto la vita, regalerà una vita a Chiara, quindi una storia davvero commovente e ha rappresentato un duro lavoro, promossa dall'associazione Donare Amore di Pina Pascarella, che è la presidentessa, e sovvenzionata dall'avvocato Campagnuolo, anche lui attivamente impegnato. Il progetto vede soprattutto, la cosa che voglio citare, la partecipazione gratuita di molti attori che si sono prestati molto gentilmente ad entrare a far parte del progetto di Antonella, alcuni già reduci dal suo film La Casalese, le cui riprese sono state ultimate solo qualche giorno fa. La dottoressa tra l'altro è già impegnata in un nuovo progetto, quindi è davvero un fiume in piena, devo dire, ed io con lei ad assisterla in questo duro lavoro, però davvero molto stimolante insomma per me. Dicevo, volevo accennare qualche attore che sarà presente nel corto, che già abbiamo visto con Antonella: Vincenzo Soriano, Nando Morra, Antonio Basile e tanti altri che per sociale si sono prestati. La chicca, ve la svelo, ci sarà il nostro piccolo attore che è stato già protagonista del film La Casalese, Vincenzo Marchesano, che anche qui sarà presente come appunto piccolo bambino trapiantato all'interno della struttura al Monaldi, assieme a tanti altri bambini che parteciperanno. E chiaramente ringraziamo anche tutte le figurazioni, tutti coloro i quali si sono prestati per questo grosso soggetto che ha una elevatura sociale molto molto alta, perché donare è tutto, donare è amore, donare rappresenta in questo momento la vita per tutti. Dalla finzione alla realtà, questa mattina abbiamo incontrato fra i tanti attori del cast anche il papà di Chiara, la bambina che ha ricevuto il cuore. Sì, io sono il papà di Chiara. Chiara è una bambina di 12 anni che è salva grazie alla donazione degli organi fatta da Maria. Io ho deciso di produrre questo docufilm soprattutto in ricordo di Maria, per ringraziare lei e la sua famiglia per questo grande gesto di amore che hanno compiuto. Senza Maria mia figlia oggi non sarebbe in vita. Maria è stata una donna straordinaria, ha donato tutti gli organi salvando 6 persone. Lo scopo di questo nostro docufilm è quello lì di sensibilizzare tutte le persone alla donazione degli organi. Noi facciamo questo docufilm senza nessuno scopo di lucro, il nostro interesse è solamente quello di far conoscere a tutti la donazione degli organi.
la donazione degli organi, diciamo, è un vero e proprio miracolo, perché grazie ad essa si riescono a salvare la vita di tanti bambini che purtroppo, per i quali non ci sono altre cure. Quindi io prego tutti affinché riflettano su questa cosa e quindi che siano favorevoli alla donazione degli organi. E con queste bellissime parole, su queste bellissime parole, un cast d'eccezione per un evento di eccezione. Donare gli organi è un atto di amore.